Depositate a Milano le motivazioni della sentenza che il 17 febbraio scorso portò alla condanna per falso dell'avvocato inglese Mills. Il processo era quello per i presunti fondi neri Fininvest. La posizione di Berlusconi, coimputato, era stata sospesa in attesa che la Corte Costituzionale decidesse sulla legittimità del lodo Alfano. E poco fa il Premier ha annunciato che riferirà in Parlamento. Elena Cela. L'avvocato inglese David Mills agì da falso testimone per consentire a Silvio Berlusconi e al gruppo Fininvest l'impunità dalle accuse o almeno il mantenimento degli ingenti profitti realizzati. Così i giudici della decima sezione penale del Tribunale di Milano motivano la sentenza di condanna che a febbraio inflisse al legale 4 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione in atti giudiziari. Mills era accusato di aver incassato $600.000 per testimoniare il falso in 2 processi. Nel 98, quello alla Guardia di Finanza e il processo Oliberian. A fargli avere il denaro, secondo i giudici, fu Silvio Berlusconi attraverso un manager Fininvest, Carlo Bernasconi, deceduto nel frattempo. I 2 processi in cui Mills avrebbe dovuto testimoniare riguardavano l'azienda dell'attuale Premier. La posizione di Berlusconi, coimputato con Mills, fu però stralciata in attesa che la Consulta si pronunciasse sulla costituzionalità del lodo Alfano, che non permette di processare le alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente del Consiglio. Non ci aspettavamo nulla di diverso da un tribunale che sapevamo essere prevenuto. Questo è il commento al TG1 di Nicolò Ghidini, difensore di Silvio Berlusconi. Alla ripresa del processo, ha aggiunto Ghidini, saremo di fronte ad un giudice terzo e sereno e Berlusconi sarà assolto.